¡Capra! 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 Comunque c'è, sta roba si può fare in qualsiasi genere, mica solo rock, si può fare ad esempio anche nel jazz. A parte tutto, sta cavolata pazzesca è una cosa utilissima in realtà, perché è veramente difficile riuscire a suonare su quelli che parlano, chiunque, sia su quelli che urlano sia su quelli che parlano normalmente. È veramente difficile perché non sono a tempo, ovviamente. Quindi, nonostante io abbia cercato di metterli più o meno a tempo, come avete potuto anche sentire dalla registrazione, ogni tanto non ero a tempo perfetto. Perché? Perché, vabbè, a parte io che non sono proprio a tempo perfetto, ma diciamo che con la voce è veramente veramente difficile. Quindi è un bel esercizio da fare, secondo me. Fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo dopo domani con un video un pochettino più furbo. Ciao!